Buonasera, quantomeno per me ragazze, piccolo videuzzo per tenerci compagnia. Non sono riuscita a mettere una pinza per fermare i capelli, dovrebbe esserci. Comunque, piccolo videuzzo per struccarmi insieme a voi. Levo il maglione solo perché quando vado a sciacquarmi al megacollo che si va a bagnare perché si gira, non c'è assolutamente caldo, però così almeno non mi bagno tutto il maglione. Piccolo video di struccaggio, mentre in questo momento io in realtà mi trovo in Toscana, ragazze. Quindi se non mi seguite su Instagram, magari venite a trovarmi, mi trovate come Sai Dori, che così magari insomma, posto qualcosa se vi fa piacere vedere quel posto meraviglioso. Bellissimo, stupendo che è la Toscana, io la amo, la Toscana è bellissima. Non me ne vogliono le Toscane, non la amo tanto per la parte mare, ma per l'interno, perché io insomma sono sarda, sono un po', ho la puzza sotto il naso per il mare, quindi non vado mai a vedere il mare degli altri, vado solo nel mio di mare. Però ragazze, quanto è bella tutta la parte interna, l'ho vista da bambina, mi è rimasta, cioè qui, volevo tornare assolutamente. Comunque, ne parleremo poi al mio ritorno, perché ci sarà sicuramente molto da chiacchierare in merito. Vado a struccarmi, utilizzo l'olietto che potete trovare nelle corsie della Lidl. Spero che sia rimasto perché è fantastico. Se io lo ritrovo, lo riprendo di sicuro. Si chiama Rose Fragrance e Argan. 2 in 1 Care Oil, non dice molto di più. È un olio quindi multifunzione che potete usare per un sacco di cose. Io lo uso per struccarmi, lo trovo veramente ottimo. Se lo trovate dovete assolutamente prendervelo. È un olietto profumatissimo innanzitutto e che funziona molto bene. Io non sono molto truccata, ho un po' di fondotinta, avevo un po' di blush, un po' di correttore, non so cosa è rimasto. Ho un sacco di mascara, quindi vado a lavorare. Penso che si veda. Praticamente quello che faccio, ragazze, è pian piano andare a sciogliere il mascara con questo movimento. Quindi ecco, questa, molte volte mi chiedete come fare la doppia detersione, ragazze, esattamente come stiamo facendo adesso. Prendete un burro o un olio o un latte detergente molto ricco, preferibilmente con una base oleosa all'interno, diciamo, che toglie molto bene le fasi grasse del make-up, perché l'olio strucca il grasso, strucca grasso. E quindi ci vuole un prodotto a base di olio, burro o comunque un latte detergente grasso per struccare bene le parti come grasse, come fondotinta, correttori, blush in crema, contouring in crema, ovviamente mascara, ovviamente tutta la, come si dice, la colla per fissare i gel, insomma i prodotti collosi per fissare le sopracciglia. Sono assolutamente indispensabili, quindi le fasi grosse. Avevo anche un po' di rossetto, ma avendo cenato non credo di averne più. Vado anche un pochino così con le dita sotto. Questo mascara fa un sacco di grumettini. Apro gli occhi. Voilà, sì, si può fare. Prendo un pannetto, lo bagno e mi aiuto ad asportare bene tutto. È molto delicato e funziona bene. Ok, ovviamente quando voi fate questo tipo di lavoro non basta andare con l'olietto, perché la pelle rimane un po' oleosa, rimangono residui di trucco, quindi dovete prendere un detergente schiumoso. In questo caso uso il Gentle Rose di Miamo, che adoro proprio anche per il suo odore, oltre che perché proprio mi è cascato, ok? Oltre che perché è molto delicato sulla pelle, ha un profumo meraviglioso. Come tutti i prodotti Miamo, li potete prendere con lo sconto e fino al 14 di maggio. Non so in che giorno pubblicherò questo video, non ne ho idea, ragazze, però c'è la promo fino al 14 di maggio, per
per cui potete avere praticamente il 20% di sconto. Scusate, no, potete avere il 25% di sconto anziché il solito 20%. Il codice per avere il 25% di sconto è Silvia25. Ok, però fino al 20, cioè, mi sto confondendo. Fino al 14 di maggio è 25% con Silvia25 per la promo festa della mamma. Poi torna al 20%. Allora, vado a aggiungere un po' d'acqua per far schiumare meglio e sciacquo. Adesso, innanzitutto lavo il pannetto. Ragazze, lavate il pannetto subito, non lo sciacquate e basta, perché sennò si fissa il mascara, non lo levate mai più. Io tengo un dosatore così dove metto detersivo per la lavatrice. Semplicemente cosa vado a fare? Riempio il lavandino con un po' d'acqua tiepida, ci metto due pump di detersivo. E faccio così praticamente nel lavandino in modo da far sciogliere il trucco. Si pulisce subito il pannetto, cioè poi una volta alla settimana lo sbatto in lavatrice, ma così viene subito pulito perché se voi lo lavate immediatamente non si fissa il make-up. Mi raccomando, acqua calda e detersivo liquido, preferibilmente Marsiglia. Viene benissimo, guardate, cioè viene super pulito. Super profumato, lo metto qua ad asciugarsi e pronto per domani. Adesso vado a lavarmi i denti, ragazze, perché non so voi, ma io quando mi lavo i denti qua con l'acqua, poi giustamente mi lavo la bocca, eccetera, tutta questa parte tipo laverei via la skincare. Quindi vado a lavare i denti e poi torniamo per terminare la skincare e finalmente dormire. Ok, denti lavati, ragazze. Per quanto riguarda i denti, piccola parentesi, dopo aver fatto l'operazione alle gengive, sapete che io avevo un'importante recessione gengivale nei denti inferiori incisivi, ho fatto l'intervento. Se mi avete seguito sapete che è stato un bel calvario, un mese di sofferenza praticamente. Ho potuto riprendere da poco a utilizzare lo spazzolino elettrico e ho preso le testine. Anche su consiglio dell'igienista, del dentista, eccetera, le testine Gentle Cleaning, Sensitive Clean, insomma, queste qua, Sensitive Clean, che sono appunto quelle super delicate, queste qua rosa. Ho preso questo pacco, insomma, gigante da Amazon. E per quanto riguarda invece dentifricio e collutorio, io non ho, lo dico, nessun ADV, proprio non so chi siano i referenti italiani, l'agenzia che cura le PA, non so nulla di BioRepair, cioè non ho contatti con BioRepair, non è un ADV. Insomma, ho comperato tutto da Amazon perché trovo sempre tutto, mi trovo meglio, spesso hanno prezzi convenienti. Quando ci sono i multipack, prendo i multipack, ho fatto scorta praticamente per un anno. Se avete problemi di gengiva, ragazze, dovete prendere, dovete, cioè secondo me dovreste prendere BioRepair per Ibioma. Me l'aveva consigliato l'igienista già quando avevo, diciamo, quando stavo facendo il percorso in Visalign, e io ero scettica perché pensavo, ma roba vale l'altra, mi sembrano tutti uguali. No, ragazze, una volta che voi iniziate ad utilizzare questo e vi rendete conto di quanto ammorbidisce, idrata, lenisce, proprio idrata perché acido ialuronico e soprattutto il collutorio, questo BioRepair 0% appunto fluoro alcol e clorexidina ad alta densità, che è quello praticamente denso, rosino, non ha un'azione come altri collutori tipo Listerine eccetera rinfrescante, cioè che vi dà quella sensazione di fuoco in bocca. No, anzi è super lenitivo, molto delicato, molto idratante, perché ha appunto acido ialuronico. La sentite proprio la differenza? Usando questi due prodotti, il BioRepair alta densità e il BioRepair per Ibioma per quanto riguarda il dentifricio, è tutta un'altra questione, è proprio tutta un'altra roba. Se vi va, vi lascio appunto il link di Amazon dove li prendo io.
io non tornerò mai più indietro, proprio assolutamente mai più indietro. Detto questo, concludiamo la skincare perché mi casca la testa dal sonno. Quando sono così stanca, ragazze, faccio una skincare molto più ridotta. E al momento utilizzo questo tonico la sera, ve l'ho fatto vedere milioni di volte, sembra che non lo usi, ma non ce ne vuole tanto. Poi lo stavo anche alternando a quello di Pixi che volevo finire, che è quasi finito, il Glow Tonic, quello all'acido glicolico, quindi anche per questo motivo vedete che ne ho consumato poco. Lo metto direttamente sulla mano e vado a applicarlo. È a base di collagene e di bava di lumaca, ok? E mi piace moltissimo questa combinazione di prodotti, lo sento super idratante, rimpolpante e anche ovviamente una blanda azione esfoliante, perché ricordatevi che la bava di lumaca contiene naturalmente acido glicolico, è un tonico ottimo, quindi è anche a base di fagioli neri, infatti c'è scritto qui bava di lumaca, collagene e black bean. Lo trovate su YesStyle, vi lascio nel caso il link, anche se forse su YesStyle non veniva più spedito in Italia, non mi ricordo com'era la roba e forse ce l'aveva Pinalli. Vi lascio dove attualmente lo potete trovare. Poi riduco tutta la skincare sieri a un siero e stasera vado a utilizzare l'antimacchia. Non è detto che sempre per forza utilizzi lo stesso siero, magari altre sere metto solo il collagene, per dire, però ecco, questi giorni ho un po' intensificato l'antimacchia perché appunto passerò dei giorni all'aria aperta e non voglio assolutamente perdere i benefici che ho avuto durante quest'anno con un uso costante di esfolianti. Ho fatto appunto l'anno scorso, a dire la verità, il laser per le macchie dalla dottoressa Iachini, uso sempre la protezione solare ovviamente e uso costantemente un siero antimacchia, o la mattina o la sera, viene sempre d'inverno, magari lo posso mettere anche la sera, d'estate è preferibile, scusate, anche di mattina, d'estate, in primavera è preferibile usarlo la sera, quindi questa sera, insomma, questi giorni, sicuramente lo porterò via anche in vacanza, Pigment Control, che è proprio il siero antimacchia di Miamo. Quindi un solo siero e poi, questa la sapete perché è una delle cose che preferisco fare, vado a mettere una sleeping mask. Questa di Miamo è quella che uso sempre ed è l'Edge Reverse Mask. La stendo praticamente sul viso, è una sorta di crema, ragazze, ok? Voi la mettete sul viso così in maniera abbondante e la lasciate agire, vedrete che pian piano il vostro viso se la beve. Si va ad assorbire appunto come fosse una crema, ma non del tutto, perché la texture è diversa. È un po' a metà tra una maschera e una crema. Infatti, appena la mettete, come vedete, la pelle non la assorbe tutta, però a seconda di quanto siete disidratate, di quanto avete bisogno proprio degli attivi di questa maschera, che è pazzesca, cioè, vi segno qua tutto quello che ha, perché adesso ho memoria. Sono troppo stanca, però ha veramente un sacco di attivi e di funzioni fantastiche. Quando praticamente la metto anche sul contorno occhi, io sempre, quando praticamente si va a assorbire abbastanza e ne rimane un po' di residuo, che magari siete lì a letto che state leggendo il vostro libro, come farò io adesso, come si dice, l'eccesso lo vado a massaggiare e la vado a far assorbire. Questa maschera è un portento, almeno una, se non due volte alla settimana, fa parte della mia night routine, perché è comoda e perché mi nutre profondamente la pelle, me la rigenera profondamente e appunto il loro brevetto, quello per cui mi amo, ha diciamo preso anche numerosi premi, se non erro, che è l'Epigenetic Formula.
questo qua. Ha cambiato pack, quindi attualmente se la prendete credo che non abbia più questo perché ne hanno fatto un altro più ecocompatibile, però io ho ancora quella vecchia. Ovviamente lo sconto che vi ho detto vale su tutto, su tutti i prodotti del sito, a meno che non siano eccezionalmente già scontati al 25%, ma mi pare che al momento di scontato già di per sé al 25% non ci sia niente, quindi in effetti è tutto scontato al 20% e quindi col mio sconto avete un po' più di risparmio perché è 25%. Bene, donzelle care, è giunta l'ora finalmente, di andare a dormire. Devo mettere soltanto un pochino di maschera labbra, però ce l'ho su al letto, utilizzerò appunto quella di Miamo. No, quella di Miamo ce l'ho forse qua. No, l'ho portata su a letto, quindi adesso me la metto a letto e via. Levo le lenti, perché ovviamente ho ancora le lenti, se no non vi vedrei. E vi saluto, vi auguro una buona notte se mi state guardando di notte, una buona giornata se invece questo per voi è l'inizio della giornata. Noi ci vediamo con i prossimi video, perché insomma a breve ovviamente ritornerò a Milano, non si può stare in vacanza per sempre, bisogna lavorare, ahimè. Dura l'ex, sed l'ex, diceva qualcuno. E quindi se vi fa piacere potete iscrivervi al canale, attivare la campanella, lasciare un like al video, ma soprattutto lasciarmi un commento e tornarmi a trovare, che sono le cose che più mi piace dirvi e che più mi piace ricevere, insomma, il vostro sostegno, il vostro supporto e il fatto che torniate e facciate insomma parte insieme a me di questa community. Vi mando un bacio e buona settimana. Potrebbe essere l'inizio della settimana, magari. Potrebbe effettivamente, non so in che giorno lo pubblicherò, però buon inizio settimana sulla fiducia che io abbia pubblicato questo video lunedì. Ciao!